Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del TG del Campeggiatore. Questa edizione sarà incentrata sul Caravan Salon Düsseldorf, quindi il salone di Düsseldorf, e su che cosa fare questo weekend, perché ormai è iniziato e come dire, i ritardatari e il last minute troveranno in questa edizione qualche spunto in giro per l'Italia. Iniziamo dal Caravan Salon Düsseldorf. Innanzitutto il programma, oltre che nella parte di padiglioni espositivi per i veicoli ricreazionali, ha anche una parte dedicata a Dream Tour Cinema nel padiglione 7.1 e la pista e bike all'aperto per i giovani e per bambini, quindi ci sono attività ben oltre rispetto al classico salone espositivo di caravan e camper o di accessori per il tempo libero. Inoltre, per poter sostare, ci sono ben 3500 piazzole nel grande parcheggio P1. Accanto al Caravan Salon Düsseldorf, sempre all'interno della manifestazione, al padiglione 6, il secondo fine settimana, cioè dal 6 all'8 settembre, si svolge Tour Nature, una fiera specializzata in destinazioni di viaggio e attrezzature per gli appassionati in outdoor. Ci saranno più di 5.000 destinazioni escursionistiche e moltissimo relativo al trekking. Per quanto riguarda invece i ticket, come vi ho già detto nelle edizioni passate, è possibile acquistare gli ticket a 15 euro per gli adulti, i bambini hanno un prezzo ovviamente ridotto e gli alunni e gli studenti altrettanto, altrimenti occorre rivolgersi in biglietteria. Però per avere qualche notizia in più, o perlomeno per sapere com'è il primo giorno di questa fiera, abbiamo la nostra inviata speciale Lady Caravan, Cristina Fustinoni, che credo prenda la linea. Cristina, ci sei? Eccoci, ciao, ciao a tutti, ciao Cristiano, dalla vostra inviata speciale al Salone del Camper di Düsseldorf. Allora, intanto vi dico che è la prima giornata, ho curiosato uno degli stand, però giusto per farvi capire la grandezza, sono nella parte all'aperto adesso in questo momento. Giusto per capire, sono 10-15 padiglioni, enorme veramente, quindi un sacco di novità, un sacco di bellissime caravan, visto che è iniziato a curiosare quelle oggi, ma tantissimi camper, tantissimi accessori, non riesco a farvi vedere molto, metterò un po' di foto, giuro che da domani inizio a spostarvi qualcosina. Intanto vi mando un grandissimo salutone a tutti dal Salone del Camper di Düsseldorf, un bacione, ciao, ciao ciao! Bene Cristina! Grazie ancora e ci vediamo sicuramente, ci sentiremo nei prossimi collegamenti. Intanto vi devo dire, rimanendo sempre all'interno del salone, due concept stanno destando molto molto interesse. Uno è il concept di Ford, si chiama Big Nugget, è un concept che offre 13 metri cubi di spazio e oltre 2 metri di altezza all'interno, una camera da letto, bagno e un angolo cottura separati. Se volete vedere le foto le potete trovare su affariitaliani.it con il riferimento proprio del concept. Il secondo concept che sta destando molti molti interessi arriva dal mondo Immer, si chiama Van Life Exclusive con la K, Immer Concept Car Vision Venture. C'è un video che potete assolutamente vedere su YouTube mettendo appunto nella chiave di ricerca Van Exclusive Immer, ed è un vero e proprio concept, un prototipo. Si spera e vogliamo augurarci che la produzione di Immer nei prossimi mesi / anni possa avere parecchie di quelle soluzioni che si vede in questo concept. Merita, ve lo posso garantire, assolutamente una visione. Per quanto invece riguarda, lasciamo quindi il salone e veniamo invece a questo weekend italiano con una serie di eventi. Innanzitutto il primo vi porto nel cuore dell'Italia, siamo nel lago di Barrea, ovvero nel Parco Nazionale del Lazio Abruzzo Molise, con due grandi eventi che si svolgeranno oggi e domani. Un'escursione al tramonto con la cena e il rifugio che parte da Villetta Barrea. Vi ricordo che Villetta Barrea è il paese dei cervi perché sono lo stato libero e brado ed è assolutamente naturale e normale trovarli in giro per il paese. Il secondo evento, sempre 31 agosto, con l'e-bike nel cuore del parco, ovvero l'anello Lago di Barrea, che è possibile praticarlo sia con l'e-bike sia a piedi con una bellissima escursione di trekking.
Sempre la il giorno successivo, quindi domani, domenica 1 settembre, c'è ancora nel cuore del Parco Nazionale dell'Abruzzo, tra Pescasseroli, Villetta Barrea, Civitella Fetana, sempre delle escursioni di trekking. Spostiamoci un po' più a nord e vi porto in una delle città più apprezzate a livello mondiale, di quelle che l'Italia viene identificata. Parlo di Firenze, che offre 2 giorni veramente molto molto interessanti. Riprende la Domenica Metropolitana, ovvero molte iniziative come attività di visite guidate all'interno dei musei civici all'ingresso con ingresso gratuito. Basta andare all'ufficio del turismo di Firenze e avere tutti i pass e la descrizione di quali sono i musei che aderiscono. Riapre anche a Vicchio, non lontano da Firenze, la Fiera Calda, che è una fiera che fonda le radici nell'Ottocento e nella civiltà contadina. Ci sono un sacco di attività dedicate proprio ai 2 secoli scorsi, le piccole lavorazioni, quindi l'artigianato, fino alla cultura enogastronomica. Sempre nel weekend 29-1 agosto c'è anche Copula Mundi alle Cascine. Copula Mundi torna a Firenze, il festival culturale gratuito, itinerante e contenitore di performance di arte, musica, teatro e danza. Chiude ancora in questo weekend le giornate rinascimentali. Sono molto molto simpatiche, perché dal 31 agosto al 1 settembre a Scarperia, alle porte di Firenze, si ospita la manifestazione storica delle giornate rinascimentali. Ci saranno mangiafuoco, falconieri, mercatini e la moneta di scambio sarà il fiorino. Allora, per il lago di Barrea, la sosta per noi camperisti e la sosta caravan lago di Barrea, potete tranquillamente trovare le recensioni e i video sia sul canale di YouTube, questo dove state seguendo il TG del campeggiatore, e sia nelle pagine di Liberamente in Camper. Per quanto invece riguarda Firenze, avete 2 possibilità. Una è Antica Etruria, che è all'interno della città comoda, l'altra invece è l'agriturismo, l'agricampeggio, Valle del Sole. È fuori città e assolutamente collegato con il treno per poter raggiungere la città di Firenze. Bene, per questa edizione è tutto, fate i bravi perché fare il cattivo ci penso io, ci vediamo alla prossima edizione del TG del Campeggiatore. Grazie a tutti, ciao!